Sin dai primi giorni del terribile terremoto del 2016 che ha devastato una parte del centro Italia, noi di Sport Senza Frontiere ci siamo chiesti cosa potevamo fare, come potevamo renderci utili. Abbiamo pensato così di aiutare le famiglie dopo la fine dell'anno scolastico, portando i loro figli in vacanza, per aiutarli a dimenticare attraverso quello che sappiamo fare meglio, lo sport. Così nasce Joy, nel nome un programma. Iniziativa meravigliosa perché 250 bambini quest'estate hanno fatto vacanza qui e tutti i bimbi provenienti dalle zone terremotate grazie al Joy Summer Camp e a Sport Senza Frontiere. Meglio di così, ci sono pure 20-21 gradi, in città ce ne sono 40, perciò il paradiso esiste ed è qua. Joy Summer Camp, ciao! È sembrato una cosa molto carina, che è stata organizzata appunto per loro. Molto di più di un camp estivo sportivo, Joy è stata un'esperienza magica che ha coinvolto tutti a livello profondo, creando amicizie, esperienze e legami che dureranno nel tempo. È un'esperienza meravigliosa secondo me, appunto la possibilità di socializzare, anche di staccare un pochino perché è stato un anno veramente difficile. È divertente anche senza i genitori e anche perché si può stare di più con gli amici e si possono incontrare nuove persone. Spero di ripeterla perché mi sono divertita molto questa settimana. Sono venuta qui perché volevo fare un po' di sport. Lo sport è stato il protagonista assoluto. Ogni mattina, dopo la colazione, si saliva sul pullman messo a disposizione dall'aeronautica militare per andare nel fantastico scenario del campo di atletica di altura, a 1600 metri di altezza, dove a rotazione i ragazzi hanno praticato ben 16 attività sportive diverse. E due volte a settimana, tutti al palazzetto dello sport di Rieti, a nuotare nella piscina al coperto sotto la guida degli istruttori di Aria Sport e fare appassionanti allenamenti di basket con il coach Massimo. Se noi siamo veloci a muovere la palla, siamo in grado di battere le squadre che hanno gambe veloci. Guarda, ti dico solamente che mi ha fatto male la pancia per quanto sport abbiamo fatto. Il pomeriggio si sono alternate tante altre attività, come lo yoga, trekking, pittura su carta e stoffa, scatenate sessioni di caccia al tesoro ed emozionanti percorsi al parco avventura sotto la guida costante del mitico Enrico. Io spero che queste quattro settimane di aver insegnato una piccolissima parte, però sono convinto che qualcosa gli è rimasto.
It was a Friday night, I walk alone to get the feeling right. We started making out. Il venerdì sera, a chiusura di ogni settimana, Il mio campione, lo spettacolo finale a cui i ragazzi davano vita reinterpretando a loro modo le biografie di grandi campioni dello sport, del presente e del passato. E c'è anche chi, tra questi grandi campioni, non si è fatto pregare nel rispondere ad un accorato appello dei bambini. Ciao ragazzi, ragazzi del campo! Che dire, ho visto il vostro video, bellissimo, mi ha davvero toccato, mi ha scaldato il cuore, siete stati fantastici. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. Ma di campioni al Terminillo se ne sono visti anche in carne ed ossa. Primo tra tutti, un grande amico da sempre di Sport Senza Frontiere. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I... Un campo estivo dove siamo riusciti a dar loro un po' di serenità. Saluto Sport Senza Frontiere, è una bellissima iniziativa e torno a vostra parte da ora. C'è un'altra super squadra di campioni che ha partecipato in maniera viva e autentica all'esperienza. 37 persone di staff, tra psicologi, educatori, direttori di campo, allenatori sportivi e 30 volontari si sono presi cura in ogni modo possibile dei bambini e dei ragazzi arrivati al campo. Uno che arriva qui si rende subito conto che questi bambini, la gioia, l'hanno veramente messo nel loro cuore e questo ha contribuito non solo Sport Senza Frontiere, ma veramente ciascuno dei volontari. Gente di sport, gente speciale che ha dato tutto quello che poteva e anche di più, senza orari e senza limiti, mettendosi in gioco e divertendosi in prima persona. Quello che mi è successo nelle prime occasioni in cui ho incontrato le madri di questi ragazzini che poi sono venuti a Joy è stato sentirmi dire: vi stavamo aspettando. I ragazzi una volta che entrano sul campo sono tutti identici, non esiste più né il colore della pelle né la zona da cui vengono, sono stupendi. Veramente è stata un'emozione stare qui e stare con loro. A me ha lasciato la vita, io mi alzo contenta la mattina. Come back to what you know. Noi di Sport Senza Frontiere sappiamo che lo sport è capace di queste magie. Questa di Joy è stata un'esperienza speciale che ci ha unito e ci ha insegnato tantissimo. Siamo felici di aver dato una mano a tante mamme e papà che ci hanno consegnato i loro figli. Siamo felici di essere riusciti a far dimenticare, anche se solo per una settimana, i brutti ricordi di un anno intero. Quindi, basta lacrime, manterremo la promessa che vi abbiamo fatto. Ci vediamo a Joy 2018. We'll be right back.
you, but I got far too close. 3, 2, 1, sono arrivato qua pensando di riposare. Mi hanno fatto correre, sbottare e poi perfino arrampicare. Ma sono ancora qua, io sono ancora qua, sport senza frontiere mi ha portato a gioia e via non voglio andare. Siamo ormai al terzo giorno e tutto procede come al solito alla grande. Una menzione particolare per il nostro direttore Alberto detto Alfredo, persona di grande puntigliosità ma che va coccolato accuratamente. Chi meglio di Michele può fare questa cosa? Buona giornata a tutti. Mi dispiace che questa sera è l'ultima serata perché sicuramente questi bambini ci mancheranno. Ghiaccio spray per ripartire alla grande. Quanti gol hai subito? Tanti. Tanti. 200. No, non lo so. Bello, ci stanno le montagne, le passeggiate, comunque sia è un parco, diciamo, è un divertimento e se ci potrò rivenire ci rivengo. Grazie. Prego.